La cultura, il ruolo della poesia nel luogo che fu di un grande poeta. Edoardo Santelia ne parla con l'italianista Paola Villani presso Villa delle Ginestre nella rubrica I luoghi e le idee. Vediamo. Un luogo immerso nella natura che, sullo sfondo del Vesuvio, fu per Giacomo Leopardi casa e fonte di ispirazione. Parliamo di Villa delle Ginestre, dove abbiamo incontrato l'italianista Paola Villani. Se conosciamo e vediamo il Vesuvio e le Ginestre con gli occhi di Leopardi, lo dobbiamo a lui. Finalmente ha trovato quasi il correlativo oggettivo di quello che andava il suo a cantore. Il suo cantore. Ha scritto il grande capolavoro La Ginestra, ma non solo. Quindi è stato ispirato ed ha trovato qui la prova evidente da opporre ai napoletani, allo spiritualismo romantico da cui fuggiva, da Firenze, da Napoli. Fuggiva da questa follia, no, di fiducia nel progresso, e qui vedeva dipinte appunto le sorti magnifiche e progressive dell'umanità. Leopardi era un aristocratico di paese, in fondo, e qui siamo nella cucina di Villa delle Ginestre, nella cucina o nella fucina del poeta. Leopardi era, come notoriamente, goloso. Da qui a tutte le ore della notte, del giorno, perché poi era sregolatissimo, quindi creava, mangiava, scriveva, dormiva anche in ore sconclusionate, e da qui ha fatto nascere la grande poesia che è riuscita poi a sopravvivere. Leopardi è l'emblema della poesia. Qual è la funzione della poesia nella contemporaneità? O quale dovrebbe essere? È conoscenza, è la prima forma di conoscenza, e io credo che in un mondo inconoscibile e non razionale, soltanto con le immagini, con la fantasia e con i simboli si possa cogliere verità profonde che la ragione non riesce a dimostrare. Quindi l'arpione per una conoscenza diversa. È strano, non è il nostro tempo, perché è un tempo che dimostra l'impossibilità di conoscere se non scientificamente con le scienze dure, e contemporaneamente poi ha un'ansia di conoscenza inappagata.